Bentrovati all'ultimo appuntamento della seconda rassegna live di Dirette su Facebook, intitolate Conversazioni sul futuro. In questo secondo ciclo di conversazioni abbiamo voluto occuparci di temi che riguardavano una coscienza più ampia, la coscienza di gruppo. Pertanto, dal primo incontro dove ci siamo occupati di buona volontà, al secondo, la scorsa settimana, in cui abbiamo proprio parlato del gruppo, delle sue sfide, delle opportunità che offre, concludiamo con un titolo che potrebbe sembrare provocatorio, ma che in realtà induce ad una riflessione che cercheremo di sviluppare insieme questa sera, ovvero il pianeta è una comunità? Ecco, dunque è proprio la comunità il tema di questo nostro incontro che avremo modo di osservare insieme con Marina Bernardi, che è la presidente della comunità di Etica Vivente, con Marcello Spinello, che abbiamo già incontrato anche nella scorsa rassegna parlando appunto di economia. Lui è vicepresidente della comunità di Etica Vivente, nonché appunto imprenditore. Con Franco Anesi, che abbiamo appunto avuto modo in questa rassegna di vedere più spesso, proprio perché nella sua veste di appunto elemento del direttivo della comunità di Etica Vivente, quindi persona socio anziano, membro che ha anche seguito tutta una serie di passaggi importanti che ricorderemo insieme proprio anche in questa occasione, parlando un po' degli spazi della comunità e anche nella sua veste di architetto. E parleremo anche con una new entry di questi nostri incontri, che è Fiorenza Bortolotti, architetto anch'ella, nonché membro anziano della comunità di Etica Vivente, responsabile in questo momento di un'area specifica che si occupa proprio delle relazioni con i regni di natura, ma soprattutto una persona che ha sviluppato in questi ultimi anni in particolare questa sensibilità al contatto con le reti delle comunità sul pianeta. E quindi ci racconterà anche un po' di che cosa in questo momento che cosa possiamo osservare sul pianeta in relazione alle comunità, come si stanno sviluppando, che cosa sta accadendo. E questo tema, quindi, cercheremo veramente di entrarci dentro perché per noi sicuramente rappresenta uno dei temi importanti del futuro. E le comunità, che sono sempre state in fondo un tema amato dall'umanità, dalle comunità dell'utopia, pensiamo a Platone, pensiamo a Tommaso Moro, pensiamo a Tommaso Campanella, alle comunità intenzionali di cui parleremo anche stasera. Marina, vorrei cominciare da te, Marina Bernardi, che ci offre sempre la sua visione anche di psicologa e psicoterapeuta e di osservatrice, essendo cresciuta all'interno anche della comunità di Etica Vivente, avendo dato il suo contributo. Oggi noi parliamo di comunità perché? Perché questo istinto è presente nell'essere umano? Già, appunto, è un istinto quello della comunità. Infatti la domanda, il pianeta è una comunità, è una domanda, il punto di domanda diciamo un po' superfluo perché sappiamo che sarebbe un punto esclamativo. Sì, il pianeta è una comunità. E il senso della comunità è stato presente nella storia dell'uomo fin dai primordi. Diciamo che anche l'uomo delle caverne creava la sua comunità e viveva in comunità e tutte le forme sociali in fondo avevano le caratteristiche di una comunità, per cui le tribù, i villaggi, le stirpi sociali, familiari, le famiglie patriarcali e così via, cioè, sono sempre stati aggregati umani accomunati da un interesse comune. In queste comunità che diremmo sono di provenienza, di derivazione naturale, c'è una caratteristica che rispondono a delle esigenze dettate dagli istinti dell'uomo, i quattro istinti primari dell'uomo, istinto di sopravvivenza o di conservazione, istinto di procreazione, per cui di moltiplicazione della specie, istinto gregario, cioè proprio l'istinto sociale, il vivere insieme per sostenersi e proteggersi a vicenda, e l'istinto di autoaffermazione. Perché l'istinto di autoaffermazione, cioè l'espressione di sé, può essere realizzata, amplificata solo entro un gruppo sociale, non è che possiamo autoaffermarci da soli, non avrebbe senso.
E per cui queste prime comunità, prime ma attualmente presenti chiaramente sul pianeta, però un primo livello di comunità, le definirei comunità naturali proprio perché rispondono a dei bisogni istintivi, impulsivi che fanno parte della natura dell'uomo. E a un certo punto comunque fin dall'antichità, perché appunto adesso il primo che ricordiamo è Platone, emergono i cosiddetti utopisti, cioè alcuni filosofi, alcune menti luminose che hanno cominciato a volgere lo sguardo verso il cielo, cioè verso il futuro, e a chiedersi se esiste un modello elevato, un modello superiore di vita sociale, di vita comune, di vita in comune per l'uomo. E ne sono discesi vari scritti, vari testi che esprimono le idee di questi cosiddetti utopisti, come hai detto tu, Mariuccia, Platone, Tommaso Campanella, Tommaso Moro, Fourier e vari altri. Diciamo che ogni epoca ha avuto i suoi utopisti su quello che può essere la comunità ideale. Nella filosofia e anche nell'arte, la città ideale, no? Il famoso dipinto della città ideale, il concetto della Gerusalemme celeste, sono tutti modelli di comunità desiderabili perché esprimono degli ideali elevati. Allora ci viene da dire se è possibile avere una visione di una comunità più elevata che risponde a dei valori, a un modo di vivere appunto che esprime valori, esprime qualità superiori. Se esiste la visione, vuol dire che questo esiste, perché noi come esseri umani non possiamo avere una visione di qualcosa che non esiste su nessun piano. Possiamo avere una visione di qualcosa che esiste anche se non è ancora realizzato nel concreto sulla Terra, però il fatto stesso che possiamo intravederlo vuol dire che esiste. Ecco, questi utopisti con i loro scritti hanno avuto il grande merito di mettere dei semi nella coscienza collettiva. Esiste qualcosa, un modello di vivere in comune che è più elevato e proviamo a pensarlo, tant'è che questi scritti a volte mi ha sempre colpito, c'è stato un periodo in cui con un gruppo proprio all'inizio del nascere di una delle piccole comunità dentro la comunità di etica vivente, noi ci siamo occupati proprio degli scritti di questi utopisti e mi colpisce come entravano nei dettagli, no? Come dovevano venire i rapporti di amicizia, i rapporti di coppia, i rapporti di famiglia, ma proprio per esercitare, no? Questa loro ideazione. E questo appunto ha messo dei semi da cui sono nate le famose, quelle che oggi definiamo, forse il termine per alcuni è nuovo, ma insomma è abbastanza diffuso, le comunità intenzionali. E per non andare troppo indietro nel tempo, pensiamo a tutti i tentativi delle cosiddette comuni negli anni del 68, post-68, no? Le persone che mosse da quello spirito idealistico di quegli anni, di quell'epoca, volevano portare anche nella loro vita quotidiana questi loro ideali, e per cui le varie comuni che sono nate e si sono anche, sono molte esperienze che si sono concluse. È interessante poi vedere che cosa produce poi il chiudersi di un'esperienza, i fattori sono molti. E ecco, le comunità intenzionali nascono dunque da una precisa intenzione di rispondere a tutti i bisogni dell'uomo, non solo a quelli dettati dall'istinto, cioè la sopravvivenza, la procreazione, ma tutte le dimensioni dell'essere umano, anche con le sue esigenze più ideali di avere un buono scambio, della cooperazione, di una creatività insieme, una creatività di gruppo, per cui di rispondere a degli ideali, a dei valori superiori. E di queste comunità, ecco, io ho nominato adesso quelle del 68, sembra che quelle intenzionali nascano da lì, in realtà nascono molto più indietro, perché pensiamo agli ordini monastici,
fondo sono state delle comunità intenzionali nate proprio con l'intento di preservare i valori elevati anche della cultura, della conoscenza e di aiutare coloro che vi partecipavano a stabilire dei rapporti basati appunto su delle alte vibrazioni. È interessante vedere che in tutte le religioni ci sono forse l'ambito che più è espresso delle comunità è proprio l'ambito religioso. Pensiamo ai Quaker, gli Shakers, no? Cioè, viene da dire che ogni religione in fondo ha creato una sua comunità, proprio perché la religione si definisce attraverso degli ideali. Però abbiamo anche le comunità artistiche, pensiamo le avanguardie artistiche, in fondo creavano una comunità nel senso che tendevano anche questi gruppi di artisti che condividevano una mentalità comune, tendevano anche a vivere insieme il più possibile, a ritrovarsi molto frequentemente, a fare anche una vita sociale insieme, e le comunità scientifiche. E per arrivare più vicini ai nostri giorni, troviamo un concetto che è molto chiarificante, che è il concetto di sostenibilità. Una comunità si definisce tale quando risponde a dei criteri di sostenibilità. Ne sono dati in genere 4 o 5, però credo che potrebbero espandersi. In ogni caso, ognuno di essi, e poi ogni comunità lo può espandere a piacimento. Sostenibilità economica, di cui probabilmente ci parlerà Marcello, sostenibilità sociale e relazionale, cioè la possibilità di stare insieme in un modo utile e positivo, la sostenibilità culturale e spirituale e la sostenibilità ambientale ecologica. Cosa intendiamo per sostenibilità? Innanzitutto tutto quello che può sostenere quella cellula sociale, che può permetterne la vita, una vita dignitosa, una vita che può soddisfare alle necessità di quegli esseri umani che si sono aggregati in quella comunità. Ma anche di sostenere, questo lo aggiungo io, questo significato, perché penso che la parola sostenibilità vuol dire molto su vari fronti, anche di sostenere uno sviluppo sociale più ampio, per cui una comunità intenzionale non ha quasi mai un puro significato di permettere alle persone che vi partecipano di migliorare la loro vita, ma di migliorare la loro vita per rappresentare un laboratorio, un punto di sperimentazione di modelli nuovi, in modo che poi questi modelli diventino fruibili da molte più persone. Per cui sostenibilità nel senso anche di sostenere con la loro stessa vita, per cui con la loro stessa vita e il loro esperimento servire e sostenere una società più ampia. Si parla infatti di queste comunità come modelli che potranno essere anche imitati in futuro. Sì, voglio dire un'ultima cosa. Cioè che cosa includiamo nel modello dipende da ogni singolo gruppo, da ogni singola comunità, perché per esempio sostenibilità sociale, relazionale, ma noi possiamo stabilire gli esseri con cui vogliamo entrare in contatto, stabilire un contatto che possono essere gli associati, no? Quelli con cui condividiamo l'esperienza, ma anche per esempio ci sono delle comunità che fanno rientrare nel loro essere sociale anche gli spiriti di natura, i Deva, o delle comunità che includono nella loro piccola società le guide superiori, le guide sottili, ne tengono conto. Nella sostenibilità ambientale, l'ambiente naturale, ma anche il contatto, per esempio, col cielo. Se una comunità si occupa, e si prefigge di tenere un contatto col cielo, coi suoi ritmi e di essere un riflesso dei ritmi del cielo, è un ambiente che si espande a includere i ritmi celesti. Per cui, diciamo, il confine dei valori portati e rappresentati in una comunità si può espandere moltissimo.
Ecco, concludo solo con questa, idea. La comunità perfetta già esiste sul piano sottile. È un modello perfetto, già realizzato sul piano sottile, nel mondo delle idee superiori. Già esiste. Ogni comunità che si prefigge di essere un punto di sperimentazione fa il suo sforzo per cogliere delle scintille, per cogliere dei piccoli pezzi di questa comunità perfetta e per prove ed errori sperimentarla e provare a realizzarla. Ecco, questo è quello che fanno le comunità sul pianeta. Il richiamo, cioè gli esseri umani rispondono e creano comunità perché esiste un richiamo che viene dall'alto di una comunità superiore che è in attesa di manifestarsi e di diventare una comunità planetaria. E cara Marina, tu ci riporti sempre alla necessità di drizzare le antenne e far sì che l'individuo nel suo piccolo, ma gli individui insieme quando creano gruppo, poi creano comunità, diventino veramente delle piattaforme di atterraggio di queste nuove possibilità che sono già manifeste su piani superiori. E a proposito di queste, ricordo a proposito che questa è una cosa importante, che nel corso della nostra diretta è possibile ovviamente fare delle domande. La bellezza di queste dirette live su Facebook dipende proprio, è proprio questa, di poter interagire direttamente con coloro che animano questo tipo di incontri, e quindi aspettiamo ovviamente i vostri interventi. E poi grazie al gruppo che si occupa di queste dirette dell'area comunicazione e diffusione della comunità di etica vivente, avremo anche modo di poter rivedere questa e tutte le precedenti dirette sul canale YouTube della comunità. Allora, abbiamo parlato dei punti di sostenibilità e della necessità per l'appunto di riconoscere nel processo evolutivo una piena soddisfazione degli ambiti di cui parlava prima Marina. Con Marcello Spinello, che anche nella sua veste di imprenditore abbiamo utilizzato per parlare di economia nella precedente rassegna, con due incontri abbiamo parlato di economia, abbiamo parlato di lavoro, torniamo a parlare di questo proprio perché certamente la sostenibilità economica è un tema centrale di tutte le comunità. E in particolare tu oggi ci inviti al concetto di abbondanza, che in realtà si può sperimentare soltanto in comunità. Giusto, Marcello? Grazie Mariuccia, buonasera a tutti. Avete toccato dei temi che toccano il cuore. L'abbondanza. Sicuramente la comunità è un ambito dove si può sperimentare l'abbondanza, perché non c'è comunità se non c'è generosità e non c'è generosità se non c'è comunità. La comunità è il luogo dove si è chiamati a condividere i doni. L'abbiamo analizzato la scorsa volta, cum munus, cioè condividere i doni che creano un'obbligazione. Per cui è il luogo dove ci si scambia i doni. E se ampliamo il concetto di comunità al pianeta, comprendiamo veramente come abbiamo una grande responsabilità di fondare comunità, di vivere il pianeta come una comunità, dove ci sia uno scambio tra gli uomini, dove ci sia un retto scambio tra il regno umano e i vari regni di natura. Marina ha parlato di sostenibilità ed è fondamentale. Io ho parlato di generosità e di dono. La comunità si regge sul dono e si lega, mi ha colpito perché Marina ha usato una parola che avevo già previsto di usare io, che è naturale. Cioè noi dovremmo riscoprire un'economia naturale. Perché l'economia che noi viviamo è un'economia falsa. Ho acquistato un libro di microeconomia e nella prima pagina c'è scritto che l'economia è la scienza che gestisce la scelta per soddisfare i bisogni nell'ambito della scarsità. Cioè significa è la negazione dell'economia. Noi ogni giorno all'alba abbiamo un grande dono. Il sole ci dona dei raggi splendenti, tutti per noi. La stessa cosa fa il tramonto. Ovunque noi guardiamo abbiamo delle occasioni per ricevere dei doni. Purtroppo siamo stati programmati per essere separati dalla nostra comunità di origine e di vivere questa economia artificiale
che è basata sulla paura, cioè sulla paura di non avere il necessario, che anche la volta scorsa abbiamo visto è una paura originaria che si fonda sulla sfiducia reciproca. Per cui diciamo che l'attuale economia è la negazione della comunità, è la negazione di una visione planetaria. Invece nell'ambito delle comunità si può sperimentare una nuova economia che abbiamo chiamato l'economia del cuore, ma che è un'economia naturale. Cioè nei primi gruppi umani era naturale la solidarietà, ma questo era qualcosa che sperimentavano anche i nostri nonni. Non ci si preoccupava perché il gruppo si faceva carico delle esigenze del singolo, perché il singolo si unificava, si vedeva unificato al gruppo. Per cui l'abbondanza derivava anche da una corretta declinazione dell'abbastanza. Oggi non è mai abbastanza, e non essendo mai abbastanza non riusciamo mai a colmare questo, ma perché abbiamo perso il vero significato della vita, che si riscopre in una dimensione comunitaria, che è la dimensione della reciprocità. Anche il concetto di unità, tu spesso hai parlato dell'importanza di non vedersi separati, e quindi un organismo intero può garantire una circolazione corretta, economica, appunto, delle proprie risorse. Diverso se l'organismo viene in realtà vissuto non come un'unità, ma come un insieme di tante parti differenti e tutte diverse, tutte staccate tra loro. Ma c'è questa bellissima frase che il tutto è maggiore della somma delle parti, questa andrebbe indagata. E in questa visione unitaria non c'è più il mio bene privato, ma io cerco di portare il mio dono e in dono il mio talento affinché ci sia un benessere per la collettività, per il tutto. E avendo attenzione al tutto ho attenzione al mio privato che rientra nel tutto. È una nuova dimensione dell'abbondanza si declina nel creare una vita di possibilità. Cioè si tratta di prendere quello che noi percepiamo scarso e di fatto renderlo abbondante, perché la scarsità è una percezione, così come l'abbondanza. Gandhi diceva: sulla terra c'è abbastanza ricchezza per soddisfare i beni di tutti, i bisogni di tutti, ma non per soddisfare l'avidità di pochi. E questa è una grande realtà. Poi noi nella comunità sperimentiamo dei beni relazionali che sono preziosissimi, perché quello che noi con questo sistema economico abbiamo perso e perdiamo ogni giorno è il bene della relazione. La relazione con noi stessi, perché siamo diventati degli automi, dei criceti in una ruota, dicevo la scorsa volta. La relazione con gli altri, la relazione con gli altri regni. Quante volte alziamo gli occhi al cielo la sera e guardiamo l'infinita abbondanza di energia che c'è nelle stelle? Abbiamo perso questo contatto, ci siamo disconnessi, e per questo viviamo questa separatività che ci fa vivere ancora di più la paura, che ci richiede ancora di più di accumulare per sfiducia reciproca, e siamo in un circolo vizioso di cui dobbiamo liberarci. Ecco, una parola che stasera vorrei ci portassimo nel cuore è proprio liberazione. Cioè liberazione da questo sistema perverso. Grazie Marcello, hai ripreso alcuni temi importanti che abbiamo sviluppato anche nelle precedenti puntate, che comunque invito tutti coloro che non le avevano viste a vedere sul canale YouTube. E in effetti il periodo del lockdown è questo momento di grande invito a revisionare modelli, sistemi sociali, relazionali, economici. Ci invita a immaginare quali potrebbero essere le soluzioni del futuro, e queste conversazioni in fondo nascono con questo intento di facilitare, favorire un processo di immaginazione creativa per il futuro, sempre basato su questa necessità di diventare più bravi anche ad intuire queste forme che già in fondo esistono. E a proposito di forme, chiedo a Franco, Franco, dovendo immaginare il futuro di questo nostro pianeta e dovendo immaginare, declinandolo appunto secondo le comunità, che forma ha
una comunità. Noi come comunità di etica vivente abbiamo chiaramente un'esperienza a questo proposito maturata, però se consideriamo che in questo momento il pianeta ha realtà comunitarie di vario genere e soprattutto realtà di convivenza di vario genere, e questi spazi che sono stati anche particolarmente messi in crisi in questo periodo del lockdown, come potranno essere in futuro? Grazie Mariuccia, una bella domanda che nuovamente deve mettere in moto a questo punto la nostra carica utopica, quindi la nostra capacità di immaginare, di pensare, di avere proprio il coraggio di immaginare come saranno queste forme del futuro. Non possiamo limitarci semplicemente ad accettare come le forme della vita attuale. Tra l'altro questa forza utopica è sempre stata proprio connessa a tutti i grandi movimenti utopistici ideali che hanno anche messo il tema della città ideale, cioè di un luogo ideale, al centro di questa chiamiamola, speculazione nel senso migliore del termine. E qui voglio introdurre proprio un aspetto più generale che però è assolutamente importante, che è sul concetto di spazio. Perché è uno proprio il paradigma fondamentale da cui dobbiamo partire se vogliamo ripensare a queste forme del futuro. Lo spazio spesso è pensato proprio dall'opinione pubblica normale come un contenitore vuoto in cui ci stanno poi degli oggetti, delle cose, delle persone. Quindi è lo scenario in cui si vive. Lo spazio poi appunto è pieno di queste forme, cose, case, palazzi, città, vie di comunicazione. È importante che noi superiamo questa idea, secondo me, questa illusione, che questo annebbiamento, che lo spazio sia qualcosa di non animato. Lo spazio è vivo, lo spazio è un'entità vivente, come qualsiasi essere vivente, quindi è dotato di una vita propria, di una propria sistema di relazioni, di una propria intelligenza. Quindi noi dobbiamo cominciare a entrare in relazione con lo spazio della nostra singola casa, di un sistema di case, del palazzo, della città, della nazione, del pianeta, come un grande spazio vivente, del quale abbiamo il compito di cominciare a prenderci veramente una responsabilità globale. E questa idea appunto dello spazio come un'entità vivente ci porta a un altro paradigma fondamentale, anche per pensare alle nuove forme dell'abitare futuro, del vivere futuro in questi spazi, che è quello del sostituire il concetto di quantità al concetto di qualità. Ogni spazio, potremmo dire, che sia naturale, che sia artificiale, dentro di sé ha anche, come possiamo dire, una sorta di missione, che è quella di elevare la qualità della coscienza di chi entra in relazione con quello spazio. Ad appunto in un bellissimo scenario di montagna o di mare, noi ci sentiamo migliorati nella nostra coscienza, così come quando abbiamo la possibilità di entrare in relazione con un grande monumento, con un'opera di architettura particolarmente affascinante, particolarmente bella, sentiamo un moto che ci eleva. Ecco, questa cosa va in qualche maniera ripensata, riprogettata per ogni singola abitazione, cioè non ci può essere una distinzione tra cose minori e cose maggiori. Questa attenzione alla ricerca della qualità deve essere il nuovo paradigma e il nuovo motore. Quindi l'architettura, l'urbanistica, potremmo dire, tutte le scienze che hanno a che fare con le costruzioni, col riammodernamento del patrimonio esistente, con la creazione di un nuovo patrimonio di costruzioni, non possono prescindere da questo aspetto della qualità e dall'obiettivo che non è quello semplicemente di soddisfare i bisogni materiali dell'essere umano, pur legittimi, ma quello di elevare la qualità interiore della sua vita. Questo è un passaggio chiave che ci porta proprio a una nuova visione, sempre legato a questo tema dello spazio come entità vivente, quindi una singola abitazione, un palazzo, una città, sono porzioni di spazio che hanno la missione di elevare la qualità interiore della vita dei suoi abitanti. Anche tutto un nuovo concetto di abitare che sta dietro a tutto questo. Potremmo dire, lanciando proprio anche delle parole utopiche, una nuova architettura che sia una psicoarchitettura, cioè un'architettura capace di tenere conto degli aspetti psichici, degli aspetti sottili. Noi non siamo fatti solo di bisogni materiali, ma siamo fatti di emozioni, di sentimenti,
di pensieri, di aspirazioni. C'è un desiderio innato dell'uomo di migliorare se stesso. Ecco. Quindi ogni architettura, ogni urbanistica ha questa missione di elevare la qualità interiore, di diventare psicoarchitettura, cioè attenta agli aspetti psichici della vita. Quindi, scusa se ti interrompo, se guardiamo la realtà di oggi, possiamo attraverso queste forme vedere anche le coscienze che praticamente queste forme esprimono. Sì. Possiamo aspettarci che appunto in un processo di evoluzione di coscienza le forme cominceranno ad essere sempre più coerenti sempre, e anche, speriamo, sempre più raffinate. Sì. Noi sappiamo, per esempio, che nell'organizzazione degli spazi attuali, delle nostre città, delle nostre nazioni, eccetera, prevalgono dei criteri normativi e delle legislazioni che sono fatte per tutelare, senza entrare in polemica, dei sistemi di interessi che sono, come dire, legati a una visione materiale dell'esistenza, più o meno legittimi, più o meno riusciti. Dobbiamo avere il coraggio di ripristinare un ordine superiore, cioè le nostre città, i nostri territori vanno ripensati alla luce, potremmo dire, di leggi naturali superiori, di leggi psichiche superiori. Devono diventare, come dire, il cardine della riprogettazione dell'ambiente. E questa, come dire, è una frontiera più avanzata di tutto il tema dell'ecosostenibilità. Non solo, ma devono avere il coraggio di rimettere veramente l'uomo, come fu anche nel periodo d'oro dell'umanesimo, del Rinascimento, al centro della riprogettazione degli spazi e degli ambienti. L'uomo con la sua tensione evolutiva, e noi sappiamo da tutta l'esperienza fatta nella nostra comunità che c'è questa ricerca innata dei valori superiori, potremmo dire c'è una ricerca innata della propria componente anima dentro nell'essere umano. Quindi ecco, la riprogettazione di tutti gli spazi deve favorire questo tipo di ricerca, questo contatto verso gli aspetti superiori della nostra vita. Questo significherà sicuramente anche una riprogettazione delle nostre città, il superamento di aspetti ormai davvero obsoleti come la monofunzionalità delle zone urbanistiche. Dovremmo avere una possibilità, una capacità di ripensare in modo più corretto tutto il rapporto tra il centro e la periferia. Ecco, noi dovremmo curare quell'aspetto normativo che fa sì che la bellezza, non solo come fatto estetico, ma come autentico motore dell'opera di ingegno umano, si è rimessa al centro dell'opera collettiva. Pensate ad esempio che a volte molte delle nostre periferie sono frutto di leggi esistenti, quindi diciamo non sono illegali da un punto di vista normativo, ma hanno prodotto ammassi di bruttezza. Ecco, questo non ce lo possiamo più permettere. Ecco, frammenti di bellezza, frammenti di spazio vivo animati dalla bellezza vanno trovati per chiunque. Questo è il nuovo senso del futuro. Quindi uno spazio di bellezza che è uno spazio armonico, che è uno spazio vivente che naturalmente facilita anche le relazioni e facilita la crescita e la coscienza dei soggetti. Collegandomi appunto allora a quelli che sono i valori fondamentali di una comunità, no? I valori fondamentali di una comunità sono, da questo punto di vista potremmo dire sociale e di organizzazione degli spazi, quello di assicurare innanzitutto un corretto equilibrio tra gli spazi individuali, gli spazi che potremmo definire semi pubblici o semi privati e gli spazi pubblici. Ci deve essere una progressione quanto più armoniosa legata appunto a leggi di armonia e geometria superiori per questa riorganizzazione. Deve essere favorito in tutte le maniere l'aumento del senso di responsabilità per un bene comune, per la manutenzione di questi beni comuni. Qui mi sbilancio in qualcosa che sembra molto utopico, andrà favorito quanto più possibile il superamento di un senso di proprietà individuale a favore di un senso di custodia. Potremmo continuare a essere i proprietari di beni, come singoli individui, come gruppi, eccetera, ma avere un atteggiamento che ce li fa vivere come custodi di questi beni per essere tramandati alla dimensione del futuro. Questi credo che siano i valori cardini di comunità che devono diventare la prospettiva per un nuovo modo di intendere lo spazio.
Grazie Franco. E a proposito, hai citato prima le periferie, alcune proposte che mirano a immaginare un futuro sostenibile, ad esempio per le grandi città, riguarda proprio la possibilità di far diventare degli ecovillaggi le periferie. Fiorenza, parlando di ecovillaggi, ti devo tirare immediatamente in ballo proprio perché tu sei la nostra esperta di ecovillaggi, fai parte come membro appunto della comunità di Etica Ambiente, sei stato nostro rappresentante all'interno anche delle reti degli ecovillaggi internazionali e c'è un grandissimo movimento che raccoglie soprattutto tantissimi giovani e sono movimenti che hanno comunque un andamento decisamente molto concreto. Che entra profondamente nella materia, con le mani nella terra, veramente. E il microfono, Fiorenza, il microfono. Ecco qua, con le mani, esatto. I piedi e con i piedi. Allora, sì, il movimento degli ecovillaggi è un movimento molto interessante. Però per spiegare qualcosa sugli ecovillaggi volevo partire dall'origine di questa entità, appunto, entità comunitaria. Perché gli ecovillaggi, stranamente, sono nati da una famosa comunità spirituale che è Findorn. E come molti, penso molti ascoltatori anche sapranno, Findorn è stata una delle prime comunità spirituali di questo ciclo della storia del pianeta, perché è nata nel 1962 e per cui fra poco compirà 60 anni. E quindi parliamo ormai di una comunità anziana, anzianotta, diciamo, siamo un pochino più giovani. Antica, dai. Allora, questa famosa comunità che è nata in Scozia, appunto nel 62, ed è nata come comunità intenzionale, come citava Marina prima, spirituale. A un certo punto, appunto, è nata con degli obiettivi molto chiari, con principi molto chiari, che sono, ad esempio, amore in azione. Dio dentro di noi ascolta la voce interiore, ma ha subito avuto a che fare con un ambiente, con un territorio estremamente ostile. Una spiaggia nella Scozia del Nord, vicino a Inverness, dove è fatta di sabbia sostanzialmente e dove i fondatori hanno dovuto vivere i primi anni in una roulotte e hanno dovuto cominciare a lavorare con la terra proprio per il proprio sostentamento, per la sostenibilità. E da questo Findorn è diventato famoso nei primi anni perché, forse vi ricordate, coltivava cavoli giganti. Perché insieme a questo lavoro fatto con le mani, Findorn aveva delle antenne molto potenti verso l'alto, verso il cielo, verso delle guide e in particolare anche con gli spiriti di natura, che diciamo che ha dato una serie di indicazioni, di messaggi proprio per aiutare questa piccola, inizialmente piccola comunità del 62 a sopravvivere, lavorando col regno vegetale. Da qui ci sono state varie ondate che hanno reso Findorn famoso nel mondo, appunto i cosiddetti hippie, gli alternativi, sono andati a vedere se si poteva vivere in modo diverso, Findorn è diventata una grande comunità e negli anni 90, quindi 30 anni dopo la sua fondazione, ha cominciato a indicare delle strade verso l'ecologia sempre più rilevanti. Da qui nel 95 è nata questa grande rete globale, perché io ho anche il compito oggi di parlare un pochino delle reti e non tanto delle singole comunità, questa grande rete globale che è stata chiamata GEN, Global Ecovillage Network, per cui la rete globale planetaria degli ecovillaggi e delle comunità intenzionali, che oggi conta circa 10.000 comunità, 10.000 gruppi, non 10.000 individui. E come appunto, come tu dicevi, è un grande movimento, una grande forza. Nel 2015 è stato festeggiato a Findorn il 20° anno della fondazione di questa rete, con circa 400 persone provenienti da tutto il mondo, di cui metà sotto i 30 anni.
E tutte queste persone appunto vivono in comunità perché diciamo l'ecovillaggio è una declinazione particolare, ma è prima di tutto una comunità. Mentre una comunità può non essere un ecovillaggio è certamente una comunità. E si occupa delle quattro dimensioni di cui parlava Marina prima, sono proprio le quattro dimensioni di sostenibilità delle comunità intenzionali ecovillaggi. Allora, dicevi prima che ci sono anche nelle città, in realtà non ci sono ecovillaggi nelle città, perché si occupano appunto di città, per cui facevo prima una riflessione sulla radice appunto la città e la civitas, la civiltà, perché in realtà le comunità si occupano di far nascere una nuova civiltà, perché la vita di una comunità è quella che incide più di tutto sulla trasformazione culturale, prima di tutto, di comunità più grandi e anche di città. Ad esempio c'è un grosso lavoro a San Paolo, che è del Brasile, che è una città con milioni e milioni di abitanti, c'è un grosso lavoro fatto appunto nei quartieri che sono diventati delle specie di ecovillaggi, in realtà sono quartieri urbani. Ed esiste un altro grosso movimento che si chiama delle transition towns, che è molto più recente perché è nato pochi anni fa, nel 2005, in cui intere città di piccola, di media, di grande dimensione cominciano a entrare in un processo comunitario, quindi dal basso, di trasformazione anche di quei principi di cui parlava prima Franco, e quindi del cambiamento delle qualità dello spazio e della vita e anche del bene comune. Esistono caratterizzato anche da cittadinanza attiva, nel senso che c'è proprio un principio fortissimo di partecipazione. Ci sono anche delle, appunto, delle transition town anche monotematiche, delle città che si occupano di cultura, rivoluzione culturale, certo. Città che si occupano di arte, città che si occupano di salute, cosiddette blue zones city, che sono diventate una realtà in tanti paesi. Quindi è veramente interessante questo movimento. Franco, volevi dire qualcosa, però attacca il microfono. Eccolo. No, semplicemente aggiungere questa cosa molto interessante che dici tu, Mariuccia, no? Ci sono dei luoghi appunto che scoprono una loro qualità, una loro missione, una loro vocazione, potremmo dire, come qualsiasi essere umano, quindi aggiungono qualcosa al bene comune. Questa sarà la frontiera anche della riprogettazione delle città. Infatti. Fiorenza, prego, continua. Ecco, su quello che dice Franco, la cosa interessante è che ogni comunità, ogni ecovillaggio, ogni gruppo è diverso. E quindi uno dei principi e dei valori delle comunità è unità nella diversità e diversità nell'unità, e ciascuno ha un compito, e per questo è molto interessante il fare rete, e queste reti sono cominciate a nascere negli anni 80, non prima, quando le varie comunità avevano già un'età matura, diciamo un'integrazione. Ad esempio noi, la comunità di Etica Vivente, ha cominciato a occuparsi di fare rete, diciamo, dall'inizio degli anni 90 in poi, perché prima rileggevo degli appunti, un caro amico di Findorn alcuni anni fa ha scritto: nei primi anni abbiamo dovuto costruire la nostra comunità in quel luogo, ora stiamo costruendo un mondo nuovo. E per cui è la rete poi delle comunità che sta adesso assumendo il compito di trasformare il mondo. E come lo fa? Prima appunto abbiamo parlato di sostenibilità. Una delle qualità che le comunità, diciamo spirituali, ma non solo, le comunità della nuova epoca, diciamo, porta avanti è la resilienza, la capacità di adattarsi continuamente. Le comunità sono laboratori. Laboratori nel senso vero della parola, si lavora molto nelle comunità, ma sono laboratori di sperimentazione, e quindi ogni comunità ha la possibilità, il compito e la responsabilità di sperimentare forme nuove, non solo dal punto di vista costruttivo, diciamo da tutti i punti di vista, soprattutto da quello organizzativo, delle relazioni, dell'educazione. Tutte le comunità sono centri educativi. Non solo per gli adulti, ma anche naturalmente per le nuove generazioni, e tantissimi giovani sono attratti alle comunità per questo motivo. Una cosa molto importante di queste reti, adesso noi
Abbiamo cominciato a far parte delle reti a fine degli anni 90 con uno dei villaggi, oggi facciamo parte proprio come comunità. Abbiamo partecipato negli ultimi anni ai convegni di Gen Europe, una volta all'anno c'è un convegno, sono dei convegni enormi, minimo 600 persone, con tantissimi giovani che veramente si occupano di tutti i campi della proprio della sperimentazione della vita, e sono dei laboratori anche di innovazione, perché tantissime invenzioni, nuove tecnologie, nuovi strumenti vengono utilizzati. Ad esempio la permacultura viene usata dappertutto, in tutti gli ecovillaggi, cioè strumenti. Uno dei temi fondamentali delle comunità è quella che si chiama la sicurezza alimentare, cioè poter produrre sempre di più il proprio cibo sano, biologico, dinamizzato, utilizzando tutti i vari strumenti. Per cui esiste un patrimonio di conoscenze oggi e di saperi che è stato creato in questi 60 anni e che è diventato e sta diventando patrimonio di tutte le comunità, piccole, grandi, giovani, urbane. Uno degli esempi poi naturalmente più importanti è questo grande esperimento di Auroville in India. È stata la terza comunità grande nata negli anni 60, è nata nel 68 ed è nata con una visione. Marina prima parlava di visione, una visione estremamente chiara, avuta per ispirazione dall'alto, da Mer, che in forma di galassia spirale, e con l'aspirazione di diventare una città per 50.000 abitanti, la città di cui il mondo ha bisogno, è stata definita da Mer, quindi come un esempio di possibile comunità che trasforma se stessa continuamente, il mondo. E prima tu, Mariuccia, chiedevi cosa stanno facendo le comunità in questo momento. Forse due parole su questo, su cosa sta producendo questa crisi mondiale anche nelle comunità, anche se è presto per dirlo, ma se volete qualcosa posso dire di questo. Allora, sì, io farei un attimo un giro rapido anche proprio di domande per ritirare dentro gli amici che hanno parlato, e poi assolutamente proprio chiuderei con questo elemento di attualità, Fiorenza, che ci puoi dare. E, Marina, le comunità come fanno a resistere e a vivere così a lungo? Bisogna vedere se vivono a lungo. No, allora, alcune comunità vivono a lungo, altre comunità vivono meno a lungo. Ma allora, il primo punto è la forza e la chiarezza dell'obiettivo. L'obiettivo o gli obiettivi che ogni comunità si dà, calcolando che ogni comunità è animata da un gruppo, abbiamo parlato la settimana scorsa dell'importanza degli obiettivi che un gruppo si dà. Se un gruppo si dà degli obiettivi che sono comunemente accettati, riconosciuti ed accettati, questo tendere ad essere convergenti verso questi obiettivi dà una grande forza. E poi, a mio avviso, un'altra qualità molto importante è la plasticità, la flessibilità, perché se una comunità si cristallizza, cioè si irrigidisce nei suoi modi, nelle sue regole, nei suoi atteggiamenti, e non è disposta a cambiarli e a rivederli continuamente, rischia di spezzarsi. Proprio sotto l'impatto anche di quello che accade anche nel mondo esterno, sotto l'impatto delle nuove esigenze che nuove persone portano nella comunità. Per cui questo aspetto dell'essere flessibili e adattabili alle nuove circostanze che cambiano continuamente. E poi un altro aspetto che tiene in vita a lungo una comunità è l'unione interna tra le persone che ne fanno parte, per cui il grado di amore reciproco che si è capace di sviluppare e di coltivare determina molto dell'unione di quella comunità e del proseguire di quell'esperimento. Amore che parte dall'accettazione reciproca, accettazione delle diversità, accettazione e inclusione delle diversità, e,
e amore comune proprio per quello che si sta facendo insieme, anche entusiasmo per quello che si sta facendo insieme. Potremmo dire... Ci sarebbero molti altri fattori, no? Però questi sono dei principali. L'elemento della comunicazione è anche molto importante per tenere in vita appunto una comunità. Comunicazione che si impara nel tempo, ovviamente, man mano che si cresce. Marcello, esperienze di circolarità, esperienze di unità sul piano dell'economia. Tu hai intravisto modelli di comunità che hanno avuto successo nella proposta economica? In questo momento le comunità, secondo me, sono un grande laboratorio per cercare di sperimentare quella che abbiamo chiamato l'economia del cuore, perché cercano di proporre un modello sostenibile, visto che quello attuale è assolutamente in disfacimento. Fiorenza ha abilmente citato Findorn ed Auroville, che sono due esempi. Sicuramente Auroville è un esempio avanzato, dove la proprietà è una saggia amministrazione di beni, perché di fatto ad Auroville, per esempio, la proprietà non esiste. Cioè tu puoi mettere a disposizione delle risorse per diventare il custode di una casa, oppure puoi creare un'azienda che però ti viene affidata dalla comunità nonostante le risorse le metti tu, e poi tu vieni verificato. Perché secondo me Auroville è oggi una delle comunità più avanzate, che sta anche sperimentando una moneta locale. Questa è un'altra cosa importante: bisogna, si dice, agire globalmente, pensare globalmente e agire localmente. Le comunità devono anche trovare dei modi per uno scambio veloce delle risorse, perché oggi una moneta locale è fondamentale. Questo non è in contrasto con una moneta continentale o nazionale, ma è complementare. Infatti si chiamano monete complementari. Quindi possiamo immaginare che ogni comunità potrà sviluppare il suo modello economico e riuscire però a creare un elemento che le permetta di fare sintesi e scambio anche con altre realtà, con altre comunità. Sì, la relazione, ho detto, la reciprocità è fondamentale. Noi in questo momento stiamo vivendo una falsa economia. L'economia vera si basa sull'armonia di tutto l'ambiente, dei suoi abitanti, e sulla retta relazione tra le entità. Nel futuro io immagino che ci sia noi parliamo della Banca Mondiale, io immagino una banca comunitaria che possa servire tutte le reti delle comunità, una banca dei talenti che può essere messa a disposizione di tutte le comunità, augurandoci che veramente il pianeta sia un insieme di comunità che cooperano, perché poi con un'altra parola chiave volevo dare è cooperazione. Perché noi viviamo un'economia di guerra, dove c'è un'aspra competizione e anche una cattiva interpretazione della competizione, perché ancora una volta il significato emotivo di competizione significa competere, cioè agire insieme. Invece noi l'abbiamo distorto. Dobbiamo lavorare sulla cooperazione, anche tra comunità. Bene. E Franco, per quanto riguarda ancora questa relazione con gli spazi, noi viviamo intanto in grandi città, ma c'è un movimento che è sensibile appunto anche ai bisogni del pianeta, l'essere umano di fatto sta mettendo in moto, c'è proprio un ritorno alla natura che si immagina nei prossimi decenni sarà ancora più potente. Certo, assolutamente, potremmo dire che il back to nature, il ritorno alla natura, diventa la chiave, diventa il paradigma del futuro. Questo ritorno alla natura nei decenni scorsi è stato in qualche maniera una forma di nostalgia, cioè il ritorno in qualche maniera a un equilibrio perduto, a una dimensione perduta, però abbiamo visto che negli anni c'è stato quasi una sorta di controesodo, no? Soprattutto negli ultimi anni, dalle città nuovamente verso situazioni più periferiche, più di campagna o di piccoli borghi. Ecco, noi tra l'altro in Italia abbiamo questa situazione così straordinaria anche dei piccoli borghi, no? non solo le città. Quindi da una parte questo tipo di fenomeno aumenterà inevitabilmente sempre di più, e noi lo dobbiamo assecondare nella maniera più intelligente e attenta possibile, innestando appunto tutti i valori di cui abbiamo discusso questa sera. Dall'altra parte, cosa ce ne facciamo delle città? Non possiamo lasciarle al loro destino. Quindi il ritorno a città naturali è l'altro paradigma.
Ci sono anche degli esperimenti interessanti, non so, avete visto il bosco verticale a Milano, ma questo per dire uno che in Italia è stato abbastanza risaputo e noto. Ma è proprio il concetto di ritrovare quell'equilibrio della natura all'interno di una vita, quella delle città in particolare, che ha perso il rapporto con queste leggi superiori. Quindi, che non è appunto, ripeto, non è solo reintrodurre i parchi e gli alberi, che per carità ne abbiamo tanto bisogno, ma proprio è il sistema di vita e di relazioni che deve riflettere l'ordine naturale superiore. In questo senso, quindi, ritorno alla natura da tutti i punti di vista, che vuol dire ritorno all'equilibrio, ritorno alla sintesi, ritorno alla capacità di vivere la vita secondo i giusti modi, i giusti ritmi e giuste e rette relazioni. Potremmo dire, scusatemi la battuta da architetto, in sintonia con quello che ha fatto il grande architetto dell'universo. Cioè, il creato ha una sua armonia a cui noi dobbiamo riconnettere. Lo dobbiamo fare con tutti i metodi, compresi anche le leggi giuste, le normative giuste, che abbiano il coraggio di andare oltre a tutto ciò che deriva anche da quello, come diceva Martello, da un sistema economico di competizione, di separazione, che ci fa allontanare dall'equilibrio e dall'unità. Quindi aspettiamoci nuove forme anche di convivenza in un contesto di stile di vita che potremmo definire rigenerativo. Perlomeno questo è il termine che viene usato oggi all'interno appunto delle comunità che intenzionali, che come dicevi prima Fiorenza, sono sensibilissime al tema della nostra grande abitazione planetaria, appunto del pianeta che abitiamo. E quindi, gli ultimi minuti del nostro incontro, qual è la realtà di questa comunità oggi? Che cosa ci possiamo aspettare? Godiamo di buona salute, Fiorenza. Dunque, rigenerativo è esattamente un termine molto usato, ma significa anche che c'è qualcosa che ha cominciato a morire, perché se deve essere rigenerato, allora tutta la rete degli ecovillaggi si occupa, ad esempio, di un gravissimo problema del pianeta, che è la fertilità, la perdita di fertilità della terra. Noi sappiamo che la terra ha perso tantissima fertilità negli ultimi 50 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, e che se non si adottano delle tecniche, degli strumenti rigenerativi, non potremo più coltivare, non ci sarà più cibo sul pianeta, per cui questo è un problema globale, e quindi tutta questa rete planetaria si sta occupando di problemi planetari in realtà. E rispetto a questa sfida del coronavirus, che cosa ha portato in evidenza nelle comunità? Che un modello su cui si sono basate moltissime comunità, che è stato quello di diventare centri di attrazione a livello mondiale, proprio per la globalizzazione, oggi non funziona più. E questo ha messo in grandissime crisi le più grandi comunità, anche quelle che ho nominato prima, che sono obbligate a rivedere completamente il modello. È come se venisse detto, guardate che adesso avete lanciato messaggi nello spazio, il modello, l'idea di comunità si sta diffondendo con le antenne da ovunque, però devono nascere dappertutto tante comunità che abbiano dei raggi di attrazione più piccoli, perché non è più pensabile che da tutto il mondo vadano tutti nello stesso posto e che ci sia questo continuo cambio. Gli insegnamenti, perché le comunità sono anche quelle intenzionali legate a insegnamenti spirituali, superiori, eccetera, eccetera, possono essere trasmessi anche al di là della presenza fisica. Per cui è come se grazie a questa crisi globale il modello comunità ora ha necessità di diffondersi e attrarre persone che stanno a vivere, non persone che vanno solo a fare un seminario. E quindi credo che questo valga anche per la nostra comunità. La nostra comunità ha terra da rigenerare, ha pensiero che sta rigenerando, ha vecchie forme, come tante comunità, o cristallizzazioni che devono essere generate, per cui venite. Invitiamo tutti a venire ad aiutarci a rigenerare, naturalmente. E se posso, volevo leggervi un pezzettino da abbiamo libro, 30 secondi, poi si stacca la linea della diretta. Vai. Dal libro Comunità della Yoga, che dice che le nuove comunità sorgano come nuove fonti nel deserto. Attorno a ciascuna di esse l'erba inverdirà e i loro ruscelli finiranno per unirsi in una sola corrente.
rete. Il fallimento di una singola comunità serva da base su cui edificare nuove strutture comuni. Così si deve pensare alle nuove possibilità, imparate a scoprire le possibilità celate nelle imperfezioni. Grazie Fiorenza, io ringrazio tutti, Marina, Marcello, Franco e Fiorenza. Grazie a te. Grazie a te. Capodanno a Silvia Scali e Lorenza Meglierlizzi che ci hanno seguito come angeli custodi in tutte queste dirette. Le ritroverete su YouTube, sul nostro canale di Comunità di Etica Vivente. Grazie a tutti ancora per averci seguito e immaginiamo bene il nostro futuro. Ciao, arrivederci ai prossimi appuntamenti. Stabiliremo quando e come. Alla prossima. Ciao.